Te per quanto, guarda, Sabine, per quanto riguarda la registrazione, la condivisione su Facebook, e poi farò anch'io, e chiunque tra voi lo vorrà fare, è utile, in modo tale che si allarghi la diffusione di questa lezione e comunque la nostra attività. E la parola per iniziare, se qui iniziamo, all'amico, tra l'altro da sempre nella nostra fondazione, Michele Napoli, che coordinerà questa lezione del professor Giuseppe Valditara. Michele, puoi iniziare. Grazie Presidente, buonasera a tutti, grazie per questa importante attività di coordinamento questa sera su un tema così importante, su una lezione che credo ci darà degli spunti preziosi. Innanzitutto passo subito ai saluti al professor Giuseppe Valditara, che naturalmente ci... Ragazzo, ha beccato Giulio Sandrelli. Che naturalmente ringrazio per aver raccolto l'invito del senatore Adolfo Urso e della Fondazione Fare Futuro, perché ci consentirà di approfondire un tema che è un tema cruciale per il Paese. Ecco, una delle domande che ci vengono ad essere poste è se il nostro Paese è per davvero condannato al declino. Quali sono i motori che possono spingerci verso la crescita? Quali sono le domande che ci vengono solitamente poste? Il nostro Paese, ad esempio, cresce meno di tutti nell'area dell'euro, paga un passato spesso caratterizzato dall'assenza di una visione e ci viene spesso additato una carenza di strategia. Quello che io credo, e poi presenterò il mio ospite, abbiamo urgentemente bisogno è quello di offrire una prospettiva al Paese. Ne hanno bisogno i leader politici, naturalmente, per creare una visione positiva che possa consentire, ecco, di collegare i grandi fattori di cambiamento che viviamo con la nostra quotidianità. Ne hanno bisogno senz'altro gli operatori economici, ne ha bisogno il sistema produttivo, che ha la necessità di effettuare delle scelte non soltanto competenti ma anche consapevoli. Ne hanno bisogno soprattutto i giovani, mi permetto di dire, per trovare le giuste risposte alle urgenti domande, ma anche per individuare la strada che possa consentire loro di soddisfare le loro aspettative e di dare corso alle loro passioni. È la prospettiva, è ciò che naturalmente permette a ciascuno di noi, ecco, di immaginare un secolo, questo così difficile, ma un secolo delle grandi opportunità. Voglio ricordare qui una delle frasi di Leonardo da Vinci, che scrisse: la prospettiva è guida e porta, e senza questo nulla si fa bene. Ecco, credo che vada costruita una prospettiva umanisticamente intelligente, empiricamente informata e creativamente innovativa. Perché ciò accada, e mi avvio alla conclusione, occorre ragionare e dibattere sul futuro, quindi su uno dei motori che rilevano e risultano a mio avviso fondamentali per la crescita non solo sociale e quindi economica del sistema Italia. E appunto parliamo di ricerca questa sera. E quando naturalmente si discute di ricerca, vengono al pettine alcuni nodi che vanno sciolti definitivamente. Innanzitutto ponendoci una domanda: ma che tipo di paese vogliamo essere? Quale politica industriale, ad esempio, occorre mettere in campo? Qual è il ruolo dell'università, della tecnoscienza, dell'innovazione? Quale funzione strategica può rivestire, a mio avviso, il sistema educativo? E quando parlo di sistema educativo parlo del sistema scolastico, che deve preparare, forgiare, valorizzare il capitale umano, che è la vera forza di un paese che deve tornare ad essere. Ecco, invitando tutti a chiudere i microfoni, io passerei la parola per... Sento dei rumori. Al professor Giuseppe Valditara, che molti conoscono, noto naturalmente a chi fa politica da tempo, è professore ordinario di diritto privato presso l'Università degli Studi di Torino,
È stato senatore della Repubblica, credo, per ben 3 legislature. Tra l'altro io da giovanissimo impegnato in politica andai a trovarlo e mi ricevette presso i suoi uffici quando rivestivo un ruolo importante all'interno appunto della commissione dedita all'università e alla ricerca scientifica, e mi accolse con grande garbo e con grande disponibilità. Per cui autore tra l'altro di tantissime pubblicazioni che invito tutti naturalmente nei limiti del possibile a consultare. Ecco, io cederei al professor Valditara, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, la parola, partendo dal mio incipit, poi dando la parola per le domande di rito, spero in maniera sintetica, da parte di tutti i partecipanti, per poi concludere i lavori. Io però, prima di dare al professore a lei la parola, gradirei che il presidente Urso magari un cenno, un intervento brevissimo, per poi lasciarlo agli altri appuntamenti di lavoro che lo vedono impegnato. Prego, Adolfo. Sì, grazie Michele, anche della brillante introduzione, non ne dubitavo affatto che hai fatto, andando subito a far emergere alcuni dei temi che oggi l'amico, lo dico amico innanzitutto, professor Giuseppe Valditara, farà nella sua lezione. Valditara è stata anche un esponente importante nel Ministero dell'Università durante il governo, il primo governo Conte, il governo che era condiviso dalla Lega 5 Stelle come esponente allora vicino appunto alla Lega. Ma Valditara, come diceva giustamente Michele Napoli, ha un lungo percorso culturale, ovviamente anche accademico e certamente politico, e con lui abbiamo vissuto la lunga esperienza, importante esperienza della destra di governo in Alleanza Nazionale, e quindi mi fa doppiamente piacere averlo oggi qui ospite, perché sta animando con un gruppo di personalità a lui vicino anche il dibattito culturale e politico di questi mesi, e lui ci potrà dire anche come e perché, perché la sua sfera appunto culturale, politica e anche accademica non si limita ovviamente a quella che noi nucleiamo oggi e che lui farà sicuramente in modo pertinente nella lezione che abbiamo davanti a noi. Questa lezione riprende questo corso, questa scuola di formazione che già ha fatto un percorso importante nel primo tempo autunnale e invernale, prima della pausa natalizia, riprende oggi e sono già felice che in questo momento di ripresa siamo già così tanti collegati su Zoom e, come voi sapete, tante di più collegati spontaneamente lungo gli altri canali internet, in modo specifico nella pagina Facebook, che vi invito a voi tutti di condividere in modo da allargare la sfera di coloro che potranno apprendere, conoscere di più e meglio anche su questa cosa. La parola chiave di oggi in questo glossario nazionale, la ricerca, è una parola chiave che delinea non tanto il presente ma il futuro del paese, che dovrebbe essere al centro indubbiamente anche del Recovery Fund, oltre che di tutta l'attività dello Stato, della pubblica amministrazione, della scuola, dell'università e delle imprese, che molto spesso fanno da sé e da sole, senza un rapporto continuativo e diretto con coloro che sono invece, dovrebbero essere motori anch'essi della ricerca, dell'investimento sull'innovazione e sul futuro del Paese. Giuseppe Valditara sicuramente in questo ci può dare un aiuto molto importante, e credo che questa lezione cada nel momento giusto, laddove il governo si sta dilaniando su come investire le risorse del cosiddetto Recovery Fund senza avere un progetto chiaro del paese che vuole e di come indirizzare appunto attraverso le risorse europee, in gran parte soltanto prestito, di come indirizzare la ripresa, quella che deve necessariamente venire, ancorché oggi viviamo nel pieno di un lockdown, di un nuovo, ulteriore, triste lockdown. Te parola, Beppe Valditara. Grazie Adolfo, veramente sono molto molto felice di essere qui con te, con voi, con tutti voi, con Michele che rivedo dopo tanti anni. Grazie Adolfo per aver ricordato anche la nostra importante esperienza, e tu hai svolto un ruolo fondamentale in alcuni governi di centrodestra. Tra l'altro devo dire che
sei stata una delle personalità politiche più apprezzate dall'opinione pubblica. Entrerò subito, come si dice, nel vivo di questa dissertazione, questo incontro con tutti voi. Ma entro in vivo citando un interessante studio di Edmiro Toniolo sulla crescita, sul PIL pro capite nella storia d'Italia e delle varie regioni italiane. Pensate, Edmiro Toniolo ha provato a ricostruire l'evoluzione del PIL italiano in raffronto anche con quello di altri paesi europei fin dal Medioevo e fin dal 1500. Sino al 1500 le varie regioni d'Italia erano in assoluto le più avanzate e le più ricche, soprattutto le regioni del centro-nord. Il PIL pro capite nel 1500 era pari a 1100 dollari, ovviamente attualizzando questa valutazione, in Italia, nelle regioni del centro-nord Italia, in Gran Bretagna 714 e nei vari paesi tedeschi 676. Nel 1820 l'Italia cresce poco, 1117, 1706 in Gran Bretagna, quindi c'è un balzo notevolissimo, ancora abbastanza in crescita rispetto al 1500, ma più o meno ai livelli italiani i vari regni germanici, 1135. Nel 1870 il Regno d'Italia, questa volta possiamo parlare del Regno d'Italia, arriva a 1499 dollari pro capite, 3031 la Gran Bretagna e 1876 la Germania. Che cosa era successo nel frattempo? Nel frattempo era successo che tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento c'è stata la famosa rivoluzione industriale, la prima rivoluzione industriale, attorno a due grandi scoperte, a due grandi innovazioni, e cioè il telaio meccanico e la macchina a vapore. Due grandi innovazioni che si sono fatte in Gran Bretagna, nel Regno Unito. Ecco, questo spiega la crescita enorme, esplosiva dell'Inghilterra, la crescita esplosiva che invece non è ancora accompagnata, per esempio, nei regni germanici. Nel 1870 si fa iniziare convenzionalmente la seconda rivoluzione industriale, soprattutto sono gli ultimi decenni del XIX secolo, attorno alla chimica, la rivoluzione della chimica, che avviene soprattutto nelle università tedesche, le grandi scoperte dei professori germanici. E non è un caso allora che è lì che esplode la crescita del PIL tedesco. 1975-1980, la terza rivoluzione industriale, ancora una volta le grandi scoperte, l'elettronica, l'informatica, nascono i grandi giganti, la Microsoft, per esempio, americani. E infine la quarta rivoluzione industriale, anche qui attorno a delle importanti innovazioni, il discorso dell'apprendimento automatico, la capacità di calcolo, le reti neurali. Ecco, solo per fare un esempio di come queste innovazioni possano cambiare radicalmente la nostra società, vi cito una innovazione di prospettiva, cioè degli studi che si stanno facendo su un tema strategico, il cosiddetto quantum computing. Bene, pensate che con alcune innovazioni, con alcune scoperte che si stanno attualizzando, sarà possibile processare dati in meno di 3 minuti quando con un processore classico si sarebbe impiegato 10.000 anni. Cioè in 3 minuti quello che con un processore classico, un processore che ancora oggi si utilizza, 10.000 anni per riuscire a processare questi dati. Pensiamo anche a che enorme risparmio di energia e quant'altro. Allora, capite che l'innovazione è decisiva. Ma dove si faceva e dove si fa questa innovazione? Nel 1900, gran parte della ricerca, quindi nel XX secolo, gran parte della ricerca veniva fatta anche all'interno delle imprese, dei grandi colossi produttivi.
avevano delle strutture interne dedicate e erano delle strutture che riuscivano a rendere per certi aspetti anche capaci di sviluppo autonomo queste colossi multinazionali. A partire dagli anni Ottanta, questo meccanismo inizia ad entrare in crisi. Entra in crisi perché ci sono costi molto alti, ci sono anche rischi notevoli, cioè il rischio che le ricerche costose fatte all'interno dell'impresa non abbiano poi un risultato facente dal punto di vista della resa economica, quindi l'innovazione inizia ad essere esternalizzata. Oggi siamo in un sistema sempre più di innovazione aperta, di innovazione competitiva, e un sistema in cui l'industria va a cercare, va a comprare l'innovazione dove è più interessante, dove è economicamente più conveniente. E allora è proprio il tema della rivoluzione 4.0 con l'importanza fondamentale dell'intelligenza artificiale che può essere una grandissima occasione di crescita e che può vedere coinvolte sempre di più le università, che può vedere sempre più coinvolto il sistema della ricerca pubblica. Devo dire che in questa situazione, in questo contesto storico, il sistema Italia arriva tardi rispetto ad altri paesi. Vi cito solo questo dato: fra i 25 paesi primi nella lista stilata dal Global Innovation Index, l'Italia non c'è. Quindi, come capacità di innovazione, il sistema italiano è un sistema che non appare sufficientemente competitivo. Ed è anche probabile che uno dei motivi della stagnazione del nostro paese, di un PIL che cresce sempre meno rispetto a quello di altri paesi, sia proprio anche il fatto di non essere un paese competitivo nella innovazione e nella ricerca. Vediamo un attimo qual è il modello di ricerca che si va affermando in giro per il mondo. È un modello di ricerca che è stato definito come fondato sull'innovismo. Cos'è questo innovismo? Si basa su una moltiplicazione di alcuni fattori come la dignità accordata agli innovatori, la libertà degli innovatori, il profitto per gli innovatori, moltiplicato per i fattori di produzione classici, il capitale da una parte e il lavoro dall'altra, un lavoro che deve essere peraltro sempre più qualificato. Allora, per farvi degli esempi concreti, porto lo studio relativo ad una università europea estremamente dinamica, e cioè la Cattoliche Universität di Leuven, di Lovaglio. È un'università di una cittadina di 90.000 abitanti, prestigiosa perché ha antiche origini, ma certamente di un piccolo paese di 30.000 chilometri quadrati, un po' più grande della Lombardia, e appunto una città che equivale a una città medio-piccola italiana. Perché è importante il modello di Lovagno? Perché Lovagno sin dagli anni 70 ha avviato un ufficio di trasferimento tecnologico che ha dato dei risultati eccezionali. Il trasferimento della conoscenza, il trasferimento tecnologico, dice e afferma l'ex rettore di questa università, è ormai qualcosa di irrinunciabile per avere una buona università. Un buon ufficio di trasferimento tecnologico fa una buona università. Università leader nella innovazione sono in grado di generare centinaia di milioni di euro di revenues. Allora, diamo qualche dato. Tra il 2005 e il 2014 le revenues, cioè ciò che il ritorno economico dai contratti con le imprese, licenze di sfruttamento, brevetti,
ha prodotto per l'Università di Rovagno qualcosa come 1,4 miliardi di euro. Le rimesse da tutto questo sono circa un miliardo e mezzo. 8.000 nuovi posti di lavoro, 7 società quotate in borsa, 105 spin-off dal 2005 al 2014, una raccolta di 760 milioni di euro da finanziatori esterni. Nel solo 2019, gli spin-off dal 2005 al 2019, gli spin-off attivati erano 140 e ancora, ripeto, nel 2019, 110 ancora attivi. Soltanto nel 2019 il ritorno economico di queste attività di sfruttamento dei brevetti e dell'innovazione prodotta all'interno di questa università, in particolare grazie all'ufficio di trasferimento tecnologico, era superiore ai 200 milioni di euro. Pensate, una piccola università, prestigiosa quanto vogliamo, di un paese come il Belgio, certamente avanzato e quant'altro, ma grande poco più di una regione italiana, che da sola riusciva a produrre oltre 200 milioni di euro. Vi do quest'altro dato che è estremamente interessante. Pensate, un terzo dei finanziamenti all'intera università proviene dal Technology Transfer Office. Quali allora le chiavi di questo successo? Beh, innanzitutto una nuova mentalità. Sottolineano le autorità accademiche belghe che è decisivo per riuscire a realizzare un progetto di questo tipo, che peraltro non caratterizza soltanto l'Università di Rovagno, ma tante altre università in Europa, sempre più università si ispirano a questo modello, a questi modelli, e certamente la capacità di mettersi in gioco dei ricercatori. I ricercatori non possono più essere un po' come era nel Novecento, il vecchio modello di ricercatore che si chiude nel suo laboratorio, nella sua biblioteca, nel suo studio, si isola dal mondo. L'università deve essere sempre più in relazione con il mondo che la circonda, dando e fornendo grandissime opportunità. E questo vorrei anche che sia chiaro. Attenzione, non solo le facoltà, non solo i dipartimenti tecnologici ad alto impatto di tecnologia. Il trasferimento di conoscenza e quindi l'arricchimento del territorio può essere, anzi deve essere fatto anche dai centri di ricerca umanistici. Dice una nuova mentalità. Poi cito anche le modalità con cui vengono distribuite queste risorse, queste revenues, questi ritorni economici. L'8,5% al centro di trasferimento tecnologico, 8,5% all'università, il resto a chi fa ricerca. E agli inventori, sino a invenzioni del valore di 5 milioni di euro, il 40% del rendimento. Ovviamente ci vuole qualcuno che abbia una capacità manageriale a guidare questi centri di trasferimento tecnologico. Ed ecco allora che questi centri devono reclutare personale che sappia, che conosca il mondo dell'impresa e conosca bene le esigenze del mondo dell'impresa, le esigenze di quel mondo dell'impresa che va a cercare, come abbiamo visto, le produzioni, i prodotti, i brevetti, le innovazioni più stimolanti, più interessanti, economicamente più significative. Questi addetti devono andare a contattare i ricercatori, devono avere un dialogo costante con loro per capire le potenzialità della loro ricerca, per suggerire anche delle evoluzioni, dei perfezionamenti nelle loro ricerche. E devono andare a cercare fondi di investimento, imprenditori e quant'altro che possono essere interessati a sviluppare tutto questo. Vi cito un dato che è abbastanza curioso di come l'Italia abbia trascurato nel corso degli anni prospettive di questo tipo e si sia dunque il nostro sistema di ricerca pubblico lasciato sfuggire delle occasioni colossali. Pochi sanno che la guida autonoma è quella che già oggi ci consente a molte automobili di parcheggiare da sole, in prospettiva anzi la Tesla e alcune auto già hanno la guida che prescinde dall'intervento dell'automobilista.
La guida autonoma è stata inventata a Parma, nell'Università di Parma negli anni 90. Sapete per quanto il brevetto è stato venduto negli anni 90 a una multinazionale americana? Per 50 milioni di lire. Ora, proviamo a immaginare oggi il valore di quel brevetto. Nel frattempo, dobbiamo anche fare qualche ulteriore riflessione sul modello di università. Cambia il modello di università. Il modello di università che noi abbiamo conosciuto sino alla fine del Novecento era classico modello, che ancora in parte oggi è il modello prevalente, il cosiddetto modello humboldtiano. È stato un modello di grandissimo successo, sviluppato proprio nella Germania tra fine Ottocento e inizio del Novecento. Un modello che fruttò alla Germania dal 1901 al 1933 qualcosa come 13 premi Nobel per la chimica, 10 premi Nobel per la fisica. Un modello che però era chiuso in se stesso, che univa fortemente ricerca e didattica, ma in un mondo tendenzialmente con pochi rapporti con il mondo dell'impresa. Una ricerca che non era finalizzata nemmeno all'arricchimento personale, anzi si disdegnava l'arricchimento personale come se fosse qualche cosa di spregevole. Nel sistema universitario una rivoluzione importante venne generata negli anni Ottanta da Margaret Thatcher, partire appunto dalla Gran Bretagna, poi questo modello ha ispirato anche molte riforme continentali, tra cui anche la famosa legge 240, e cioè l'idea della valutazione dei risultati e del trasferimento delle risorse sempre più collegato ai risultati raggiunti. Oggi noi dobbiamo essere consapevoli che il modello di università che ci si pone di fronte è un modello completamente nuovo, un modello in cui non soltanto la ricerca è fondamentale, non soltanto la didattica è importante, ma il trasferimento tecnologico e più in generale il trasferimento di conoscenza è l'altra grande missione, la cosiddetta terza missione dell'università. Ed ecco allora che, quando io ero capo dipartimento, ho provato a mettere, anzi ho inserito nel piano triennale per lo sviluppo del sistema universitario una particolare per il trasferimento di conoscenza. Così come il trasferimento di conoscenza deve poter valere anche per l'abilitazione scientifica nazionale, per la valutazione della qualità della ricerca. Pensate che sino ad oggi un ricercatore può anche scoprire la guida autonoma, può brevettare importantissime innovazioni, ma se non ha delle pubblicazioni scientifiche sulle riviste giuste, non ha i titoli per diventare professore universitario, per fare carriera. E quali sono gli altri passaggi fondamentali? L'esperienza belga, ma non solo l'esperienza belga, ce lo insegna, e l'autonomia è certamente un passaggio importante. Devo dire che gran parte dei sistemi universitari europei vanno in questa direzione. Autonomia, per esempio, banalmente di avviare un corso di laurea senza dover subire tutta una serie di balzelli, di controlli, di verifiche. Pensate che se io voglio semplicemente cambiare qualche materia all'interno di un corso di laurea già esistente, devo avere la valutazione, devo produrre la valutazione delle parti sociali e poi soprattutto devo avere la valutazione da parte del CUN. Ora, francamente, se io voglio caratterizzare, per esempio, un corso di laurea in giurisprudenza per una particolare attenzione verso le pubbliche amministrazioni, introducendo e modificando determinate materie di insegnamento, fermo restando il rispetto delle materie fondamentali previste dalle note tabelle, bene, devo chiedere l'autorizzazione del CUN. Pensate che addirittura, vi cito questo caso, la Bocconi e il Politecnico di Milano volevano aprire un corso di laurea per studenti stranieri, in particolare per studenti cinesi in lingua inglese, corso di primo anno dunque, il CUN addirittura in una prima fase aveva bocciato questa proposta perché bisognava prevedere la presenza obbligatoria di una eccellente conoscenza della lingua italiana.
è chiaro che in questo modo sarebbero scoraggiati molti studenti a iscriversi a due prestigiose università italiane. Allora, è molto interessante il discorso dell'abbattimento della burocrazia, della semplificazione. Quando io ero capo dipartimento, proprio con riferimento all'avvio di nuovi corsi, sono riuscito ad abbattere i 2/3 delle prescrizioni. E altre invece devono essere ovviamente modificate soltanto con legge. Se io voglio avviare un nuovo corso di laurea, non solo devo sentire il CUN, ma devo sentire anche l'ANVUR. E qui introduciamo altri problemi. Comprendete dunque come l'autonomia sia un passaggio fondamentale, l'autonomia nella gestione del budget, l'autonomia che non può certamente prescindere dalla valutazione, ma anche in questo caso l'Europa si sta indirizzando verso modelli nuovi, e cioè stanno nascendo delle agenzie internazionali di valutazione che vengono accreditate dai singoli stati e che a loro volta accreditano le singole università, e quelle università accreditate da queste agenzie internazionali di valutazione possono poi fare ciò che vogliono, ovviamente compatibilmente con un uso razionale ed efficiente delle risorse pubbliche. E allora ecco che quindi anche l'ANVUR dovrebbe andare sempre più nella direzione di un'agenzia che suggerisca le buone pratiche, come dovrebbe fare per esempio un'altra agenzia, l'ANAC, e non quindi una agenzia occhiuta che fa controlli talvolta stringenti che mettono addirittura l'ansia le università che si vedono arrivare gli ispettori ANVUR a fare le verifiche. Lo stato giuridico, anche qui lo stato giuridico deve essere sempre più indirizzato nell'ottica di una valorizzazione dell'autonomia delle singole università. Pensate che in Germania, per esempio, la legge stabilisce soltanto il minimo della retribuzione. Il massimo è frutto di contrattazione. Vi porto qua il caso di un brillante nostro ricercatore, di un professore universitario italiano di grande valore. L'università di Colonia voleva accaparrarselo e non soltanto gli ha offerto uno stipendio particolarmente elevato, ma addirittura gli ha sistemato la moglie. Cioè, ha assunto la moglie. Se tu ti trasferisci in Germania, tua moglie noi la assumiamo. Se fosse successo in Italia, probabilmente ci sarebbe stata la Procura della Repubblica ad attivarsi. Anzi, sicuramente. Un altro passaggio importante, lo insegnano le migliori esperienze europee, il discorso delle consulenze. L'università deve essere sempre più aperta, deve essere capace di trasmettere le proprie competenze ai territori. E allora anche qua occorre saper liberalizzare la possibilità per i docenti universitari, senza i vincoli che ancora oggi ci sono, di poter fornire il proprio know-how, le proprie competenze al mondo esterno. Ruolo fondamentale è anche l'internazionalizzazione. Certo, oggi con Covid e con tutti i limiti è difficile riuscire a parlare di internazionalizzazione. Quando ero capo dipartimento ho lanciato questo progetto del sistema universitario italiano che esporta la sua ricerca in giro per il mondo. Mi ricordo che l'ambasciatore del Qatar ci disse: ci sono soltanto università americane da noi, venite anche voi, investite con le vostre università, noi vi apriamo le porte, perché non possiamo lasciarci condizionare soltanto dall'egemonia culturale della ricerca americana. E l'Europa è un po' assente, ma tanti altri paesi asiatici e del Medio Oriente sono disposti ad accogliere le nostre università. Fondamentale il sistema della federazione di università per essere sempre più competitive. Anche qui avevo lanciato l'idea di una federazione delle università attorno a un progetto Magna Grecia per esportare la nostra cultura classica in giro per il mondo, mettendo insieme le grandi competenze, soprattutto delle nostre università del sud, nel settore delle scienze umane. Anche il discorso del dottorato di ricerca è un altro passaggio chiave per rendere sempre più competitivo e per collegare l'università
con il mondo dell'impresa. E lanciamo un grande progetto di riforma del dottorato di ricerca che deve essere sempre più semplificato, il dottorato a sportello senza aspettare un anno per far partire una borsa di dottorato, il rapporto con il mondo della produzione, ma soprattutto anche la consapevolezza che il dottorato non può essere considerato soltanto come il primo step della carriera universitaria, ma che buona parte dei dottori di ricerca dovranno poi inserirsi nel mondo produttivo. Un discorso anche di concorsi, ferma restando una parte, una quota anche importante legata ad una valutazione concorsuale, ma le assunzioni devono essere sempre più, come dire, in qualche modo anche collegate alle esigenze delle singole università. Noi siamo uno dei pochi paesi in Europa che ha ancora il concorso classico. Io ritengo che per le peculiarità del nostro paese, del nostro sistema universitario, conservare il concorso per un 50% di posti sia necessario, ma per un'altra quota deve essere libera l'università di poter assumere, ferma restando la necessità di un'abilitazione nazionale, e quindi ferma restando la necessità di una valutazione della qualità della ricerca e anche delle capacità di trasferimento tecnologico svolte in passato. E poi il tema della semplificazione, che a mio avviso è fondamentale. Il ministro Manfredi, in una bella intervista a Repubblica, credo di gennaio dello scorso anno, aveva dichiarato: voglio riprendere quanto fatto dal precedente ministero, dal precedente governo in materia di semplificazione dell'università. Tuttavia, ad oggi, purtroppo, non si è fatto granché, passi avanti non se ne sono fatti. È possibile che ci siano resistenze all'interno della maggioranza che sostiene l'attuale ministro, è possibile che ci siano resistenze alla CGIL, ma noi passi avanti avevamo iniziato a farne, e anche di importanza. Allora voglio concludere partendo proprio da quelle parole di Adolfo Urso: occorre avere un progetto paese, occorre avere un progetto paese al cui interno inserire un progetto università, un progetto ricerca, un progetto per gli enti di ricerca, perché la competizione del futuro, l'economia del futuro sarà sempre più economia del trasferimento di conoscenza. La competizione fra le nazioni nel futuro sarà sempre più competizione sulla innovazione, e quindi senza un grande progetto su innovazione, ricerca, università, istruzione, formazione superiore, non si può avere un grande progetto per la nostra Italia. Grazie al professor Valditare, che ha messo tanta carne a cuocere, si consentirà, con degli spunti per davvero interessanti. Prima di passare naturalmente alle domande, che inviterei i partecipanti a fare viva voce brevemente affinché il professor Valditara possa rispondere, invito altri a utilizzare la chat. È preferibile però porre le domande dal vivo. Prima di passare la parola a chi naturalmente vorrà farlo, posso fare io una domanda al professor Valditara? Mi pare di aver compreso che il processo, il progresso tecnologico e l'evoluzione culturale sono processi inscindibilmente connessi. Almeno mi è parso di capire questo. E se così è, vorrei che lei spiegasse meglio quel disallineamento che insomma, facciamo registrare in Europa. La Commissione europea, e lei lo sa meglio di chiunque altro, ci ha mostrato una sorta di disallineamento tra le skill offerte oggi dalla scuola e quelle che saranno richieste in futuro. E più in particolare esiste una domanda non soddisfatta di laureati in scienze, in tecnologie, in arti, in matematica. Ecco, come l'Italia può muoversi per far fronte a questo disallineamento che si avverte molto nel nostro paese? Ma e questo è uno dei grandi temi che impattano sullo sviluppo del nostro paese, così di STEM, no? E quindi le materie scientifiche, per parlare in modo più colloquiale, devono avere una notevole centralità
Anche i risultati dei nostri ragazzi paragonati a quelli di altri paesi sono mediamente inferiori per quanto riguarda le abilità in matematica, in fisica, nelle materie scientifiche tradizionali. E quindi da questo punto di vista la scuola è fondamentale, una scuola che sappia investire sulla scienza, che sappia anche valorizzare e attrarre l'interesse del ragazzo. Perché quello che conta non è soltanto più ore di materie scientifiche, ma è anche stimolare la curiosità, stimolare la passione e quindi cambiare anche la didattica. Perché noi abbiamo troppi pochi iscritti ancora alle facoltà scientifiche. E perché abbiamo troppi pochi iscritti? Non perché non si faccia, magari non si facciano tante ore di matematica, di fisica, di chimica, ma forse anche perché il nostro sistema scolastico non è costruito per stimolare quella passione, quell'interesse, sin dalle elementari. Da questo punto di vista io credo che veramente noi dobbiamo avere il coraggio di investire risorse anche nella scuola, perché le scuole mancano drammaticamente di infrastrutture, mancano drammaticamente di laboratori. Quella passione la si coltiva, la si genera, portando il ragazzo anche a vedere una provetta, a vedere come avvengono determinati esperimenti. Se noi non investiamo in queste infrastrutture e investiamo soltanto in stipendi del personale, rischiamo di non avere una scuola competitiva, rischiamo di non stimolare in generale quella passione a cui prima facevo riferimento. E peraltro voglio anche aggiungere che probabilmente c'è una forte demotivazione anche del corpo insegnante, perché dicevo prima la stragrande maggioranza delle risorse investite sono per stipendi, perché questo è l'impostazione del nostro sistema, ma se andiamo poi a confrontare gli stipendi dei nostri docenti con quelli di altri paesi avanzati, Germania, Olanda, non parliamo della Svizzera, sono drammaticamente inferiori. E allora non si può pretendere da quel proletariato intellettuale che ormai, consentitemi l'utilizzo un po' provocatorio di questo termine, che ormai il docente di scuola italiano, non si può pretendere quell'entusiasmo e quella passione che pur tuttavia, nonostante le grandi difficoltà, molti valorosi insegnanti testimoniano giorno per giorno. Grazie, professore. C'è una prima domanda sul chat che leggo di Silvano Berioli che ci chiede cosa sono i CUN. Allora, il CUN è il Consiglio Universitario Nazionale e l'ANVUR è l'Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca, dell'Università della Ricerca. Cioè il CUN è, quella, è il CSM, chiamiamolo così, insomma, anche se è stato fortemente rivisto in favore dell'autonomia delle singole università dalla legge 240, prima per esempio aveva anche i classici poteri di un organo di autogiustizia come il CSM, la legge 240 gli ha tolto i poteri disciplinari e li ha attribuiti direttamente ai consigli di amministrazione delle università. Grazie. L'ANVUR invece è quell'agenzia di valutazione che deve valutare i risultati raggiunti dalle singole università, su cui ci sono state tante polemiche, almeno nell'avvio. Esatto. Gianni Girotti, invece, lo inviterei a prendere la parola per porre direttamente sì, la grazie. Questione. Grazie. Mi sentite? Forte e chiaro. Benissimo, grazie. Intanto grazie al professor Valditara, cose che chi lavora nel mondo della ricerca non può che condividere. Io ho lavorato nel mondo della ricerca per tanti anni, adesso mi trovo a Bruxelles presso un'associazione di industrie mandato dalla mia azienda, ma volevo chiedere, io nella mia carriera, non sono più giovanissimo, 57 anni, ho visto come il discorso delle università sia centrale, cioè in particolare in Italia vi sono università che non hanno senso proprio di esistere, semplicemente perché drenano soldi per stipendi, non hanno i mezzi, non hanno quelli che il professore chiamava laboratori, eccetera, non hanno nulla.
mantengono dei simulacri per definirsi scientifiche, ma di fatto non hanno nulla. Per cui io credo, sulla base della mia esperienza, che il punto sia, vista le risorse non sono illimitate, sia quello di concentrarsi su poche università per le quali appunto spendere soldi in strutture, attrezzature. Poi c'è un discorso sul discorso delle pubblicazioni, sui meccanismi di avanzamento di carriera, perché c'è il discorso dei brevetti. Il professore sa benissimo che i brevetti costano, soprattutto costa l'estensione, costa quindi ciò che rende poi costosa e remunerativa la vendita dei brevetti. Quindi su questi aspetti qui volevo sentire che cosa ne pensava il professore. Grazie per le due domande molto puntuali. Inizierò dall'ultimo discorso, dall'ultima domanda, quello dei brevetti e della valorizzazione dei brevetti e dei costi dei brevetti. Sempre quando ero capo dipartimento avevo lanciato due iniziative. La prima iniziativa è stata la prima fiera al mondo dei brevetti, cioè l'idea che occorresse, un po' come si fa in una tradizione di fiera, no? Dove l'abbiamo organizzata presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Milano, la città della fiera, della grande fiera campionaria, dove un mobiliere espone i suoi mobili di fronte a acquirenti internazionali, no? Era l'idea che si incontrasse la domanda e l'offerta, si incontrassero imprenditori e scienziati che presentavano le loro scoperte, le loro innovazioni, i loro brevetti, e imprenditori che erano interessati a sviluppare o ad acquistare determinati brevetti. Questo anche perché mi resi conto della drammatica ignoranza, lo dico in termini per carità non polemici, di un certo mondo imprenditoriale nei confronti delle potenzialità del mondo della ricerca, delle scoperte del sistema universitario e degli enti di ricerca italiani. Il secondo passaggio è quello di una fondazione per il trasferimento tecnologico, perché soprattutto in un paese come il nostro, dove l'imprenditoria è molto timida, investe solo quando è sicura del risultato, è molto penalizzante quella famosa, quella che nel gergo scientifico viene definita la cosiddetta Death Valley, cioè la valle della morte, sì, esatto. Cioè il progetto, il brevetto, che è però ancora una formula e non ha ancora dimostrato le sue potenzialità industriali. E quindi il passare dal TRL5, come si dice, a un prototipo industrializzabile. Spesso e volentieri si tratta di investire poche centinaia di migliaia di euro, talvolta persino meno. Però occorre che ci sia, a mio avviso, una fondazione che raccolga soprattutto investimenti privati. E devo dire che noi avevamo trovato anche banche importanti, imprese importanti, Confindustria aveva siglato questo progetto, disponibili a mettere risorse per finanziare i progetti più interessanti. Quindi anche questo, purtroppo poi il governo è caduto e anche questa iniziativa è andata in nulla, si è arenata. Però credo che meccanismi di questo tipo siano importanti proprio per vincere le resistenze e facilitare la industrializzazione delle idee. Il discorso invece delle università, delle micro-università. Guardate, io sono andato, ho girato gran parte delle università italiane in quell'anno e qualche mese quando sono stato capo dipartimento. E devo dire che ogni università, ogni dipartimento, scusate, ogni università ha un dipartimento che può diventare un'eccellenza. Vi cito un caso che mi piace molto perché abbiamo anche investito delle risorse collegando fra l'altro un importante centro di ricerca con l'Università della Calabria e con il Dipartimento di Informatica, che è un'eccellenza, un'assoluta eccellenza, che brevetta idee geniali. Ecco, io credo che se noi avessimo il coraggio di investire risorse particolari
su quei dipartimenti avanzati, che ripeto sono presenti in quasi tutte le università italiane, noi potremmo trasformare il nostro sistema di ricerca nel più avanzato o comunque fra i più avanzati, certamente in Europa, forse al mondo. Perché la creatività e la genialità del nostro sistema di ricerca, ma lo dimostrano anche IRC che vincono i nostri ricercatori, sono tantissimi, ma li vincono andando all'estero. Non li vincono purtroppo stando in Italia. E allora, da questo punto di vista, io credo che sia importante anche valorizzare un altro strumento che la legge 240 offre, la federazione. Vi faccio questo esempio. Il Politecnico di Milano è un'eccellenza nel campo della moda, del design. L'Università Van Vitelli ha delle ottime potenzialità nel campo, in questo settore specifico. Magari non ha i collegamenti imprenditoriali che ha un'università milanese. E allora farli collaborare insieme, fare un accordo fra queste due università per scambiarsi know-how e per scambiarsi anche, come dire, punti di riferimento imprenditoriale, è quello che noi abbiamo cercato di fare. Oppure una federazione che metta insieme il meglio di alcuni dipartimenti di agri-food, o che magari metta insieme quei dipartimenti che hanno necessità di avere, come dire, delle potenzialità che altrimenti da soli, pur avendo dell'ottima ricerca, non hanno i contatti giusti. Ecco, con un po' di creatività e molta fantasia e ricorrendo ad alcuni strumenti che già esistono nel nostro sistema, io credo che non abbiamo la necessità di chiudere le università, ma semmai di valorizzare e di concentrare risorse su quello che può essere una grande speranza, una grande opportunità per il nostro sistema di innovazione e di ricerca. Grazie. Grazie mille. La parola a Federico Laudazzi da... Io sono di Pisa, però sono in Lussemburgo, quindi lavoro in Lussemburgo e sono all'estero. E buonasera professore e grazie per il suo excursus. Io avrei una domanda. Quindi, come ricordava anche lei precedentemente, quindi storicamente gran parte dell'innovazione veniva fatto in ambito privato dai grossi gruppi industriali. Quindi in Italia, diciamo, fino agli anni 90 c'era tutto il comparto IRI, avevamo grossi gruppi, diciamo. A oggi il 95% del tessuto industriale sono piccole e medie imprese e microimprese. Cioè, nella sua esperienza, diciamo, c'è uno strumento già consolidato che garantisca il trasferimento tecnologico alle microimprese, alla piccola media impresa, che possa essere sostenibile nel lungo periodo? Perché poi quello che molto spesso, come ricordava anche lei, manca è un impegno nel lungo periodo. Cambia il governo, cambiano le priorità, cambiano gli strumenti. Ecco, volevo sapere questo. Grazie. Sì, proprio le iniziative che noi avevamo messo in campo erano indirizzate a favorire la conoscenza da parte dei piccoli e medi imprenditori, perché è chiaro che anche la capacità di venire a conoscere le scoperte, i brevetti per una grande impresa è certamente più semplice, per un piccolo imprenditore è molto più complicato. Quindi l'idea di quella fiera dei brevetti che aveva coinvolto tra l'altro tutte le associazioni di categoria, da Confagricoltura a Confindustria, da Confcommercio a Confartigianato, cioè, quindi erano tutte parte di questo tavolo e avevano il compito di trasmettere queste informazioni ai loro associati. Quindi credo molto in quella fondazione, perché quella fondazione può in qualche modo facilitare il compito che invece il piccolo imprenditore, il medio piccolo imprenditore non può assumersi in proprio, cioè non può mettere magari 100.000 euro per sviluppare un'idea che magari fallisce e lui si porta a casa un debito e non invece un'opportunità.
E l'informazione, la circolazione delle idee è fondamentale. Quando incontrai il rettore di Brescia, per esempio, mi disse che Brescia, che pure è una delle province più industrializzate, più avanzate come anche ricchezza, come PIL e quant'altro, l'imprenditore bresciano spesso e volentieri però è restio a investire in ricerca, ma spesso e volentieri addirittura non sa le grandi opportunità che il mondo della ricerca gli può offrire. Pensiamo alle grandi opportunità che può offrire anche a un imprenditore, ma anche uno studio professionale, il mondo dell'intelligenza artificiale, per la gestione della clientela, banalmente, proprio le cose più minute e più semplici. E quindi anche una grande diffusione delle idee, informazione. Grazie. Velocemente, tanto le domande quanto le risposte, perché così diamo a tutti la possibilità di poter interloquire. Vincenzo Puccia pone una domanda a mio avviso interessante. Registriamo, professore, tanti episodi, quasi quotidianamente, di insegnanti vittime di bullismo da parte dei genitori. Si domanda e chiede, ma è possibile immaginare un ritorno a un potere disciplinare del docente? Ma più che un ritorno al potere disciplinare del docente, bisogna ritornare a una legittimazione del docente. Perché oggi socialmente anche l'atteggiamento delle istituzioni, lo abbiamo visto spesso e volentieri, colpiscono il docente ad ogni minima, come dire, rimostranza delle famiglie che non sono più le famiglie di una volta. Io ricordo che i miei genitori, cioè i miei nonni, a mio padre dicevano sempre: se il tuo professore ti ha ripreso vuol dire che tu hai sbagliato. E oggi invece il meccanismo è addirittura rovesciato, nel senso che come si è permesso di riprenderti a scuola. Ecco, allora credo che una rilegittimazione forte del ruolo degli insegnanti a tutti i livelli deve essere il primo passo. E poi una cosa che noi, ricordo la battaglia che facemmo anche con Adolfo, come Alleanza Nazionale all'epoca, contro la legge sulla tortura. Perché la legge sulla tortura, pensate che addirittura introdusse il discorso delle torture psicologiche, per cui teoricamente persino l'insegnante che in qualche modo avesse ripreso in modo vigoroso un allievo ragionandone turbamento, teoricamente avrebbe potuto essere, come dire, perquisito penalmente. Ecco, allora occorre che cambiamo anche la mentalità del legislatore, cambiamo una cultura complessiva. Non so se il potere disciplinare, come era tanti anni fa, si possa ripristinare. Certamente però possiamo ripristinare quella nuova dignità del docente. Tre domande e un'unica risposta. Come lo Stato può fermare l'emorragia legata alla fuga dei cervelli italiani all'estero ma formati in Italia? Quale futuro per la ricerca italiana sul nostro territorio? E, visto che lei ha parlato di università come unica infrastruttura materiale e immateriale, cosa ne pensa dell'accesso dei privati, aziende e imprese ai fondi pubblici per la ricerca? Beh, tante domande. La fuga dei cervelli è una dei drammi del nostro paese. Me ne occupai quando ero responsabile università di Alleanza Nazionale e facemmo proprio riuscimmo a ottenere una legge che in qualche modo favoriva il rientro dei cervelli, però non è bastata certamente. Noi dobbiamo investire risorse e soprattutto semplificare la vita del ricercatore, perché abbiamo visto anche prima, il ricercatore all'estero non ha tutte quelle norme, tutti quei balzelli, quei lacciuoli che legano la vita, che penalizzano la vita del ricercatore italiano. La dotazione delle risorse, dobbiamo investire risorse economiche.
Io vorrei che uno degli argomenti più importanti del Recovery Fund fosse proprio l'investimento in istruzione e in ricerca e in università. Solo così noi renderemo competitivo il fare ricerca in Italia e quindi favoriremo il ritorno in Italia di tanti ragazzi che sono all'estero e stanno illustrando il nostro paese, ma favorendo purtroppo la ricerca altrui. La ricerca privata e l'intervento dei privati, i fondi di investimento sono fondamentali. Ovviamente l'università deve essere lei a governare le risorse. La ricerca di base, non dimentichiamoci mai, è una ricerca che magari non è immediatamente attrattiva per l'imprenditore, per l'investitore, e pertanto occorrerà che sempre una parte delle risorse investite da terzi vada anche alla ricerca di base, però la capacità di attrarre finanziamenti privati penalizza il nostro paese, perché siamo poco bravi ad attrarre finanziamenti privati, ma è strategicamente fondamentale. Io proprio a tal proposito mi ricollego ad una domanda che ha fatto, ha posto in chat Manuela Stefoni, a cui cedo la parola se vuole porla direttamente, perché credo sia molto attinente con l'ultima risposta poc'anzi offerta dal professore. Prego. Sì, buonasera, grazie. Avevo una proposta di legge derivante da un convegno che avevamo fatto nel 2019 sulla ricerca scientifica, che è rimasta in sospeso, e l'idea era di creare un hub dove si potessero raccogliere un po' tutti i progetti meritevoli di investimento da parte di stranieri, quindi un contenitore tecnologico, e avevo ipotizzato che questo potesse essere in Vitalia. Mi avevo un po' parlato con Adolfo in maniera un po' breve, andava molto elaborato, e avevo questa bozza di progetto di legge. Che vorrei condividere perché è delicata, io mi rendo conto, perché per un momento ho detto non so se poi per fare con fini meritevoli andiamo invece a fare qualcosa che è ancora peggiorativa per l'Italia, e avevo però tentato poi di collegare questi investimenti al territorio italiano, inserendo anche delle agevolazioni fiscali per quelle imprese estere che avessero poi creato delle stabili organizzazioni in Italia e mantenute le stesse, avevamo ipotizzato per 5 anni, ma ancora tutto un po' da studiare. Io dal professore volevo sapere se questa idea, secondo lei, è meritevole di attenzione. In tal caso la bozza di legge, la bozza dell'articolato, io ce l'ho, ci si può studiare e la possiamo condividere. No, è un'idea eccellente, molto va nella direzione che illustravo prima con le proposte che noi avevamo avviato proprio nel 2019. Se lei me la fa pervenire via mail. Io ho la bozza dell'articolato e con molta umiltà dico che ci sono talmente tanti dedicati che sono per noi. Assolutamente. Lei mi può anche contattare, magari poi ci sentiamo anche. Con questa Cina che arriva, io ho un po' avuto paura, per cui però va studiata, elaborata per allincare gli investimenti al territorio italiano. Quindi certo. Giro anche domani, così possiamo discuterne. Assolutamente sì. Io inviterei la dottoressa Stefoni a metterla a disposizione anche della fondazione. Assolutamente. In tale che possiamo magari in un prossimo futuro affrontarla ancora più nel dettaglio. Esatto. La parola. Sì, grazie. Domani è pronto, ve la posso girare. Grazie, gentilissima. La passerei la parola a Vittorio Casali De Rosa, se è collegato ancora. Eccolo, vedo. Sì. A cui c'è la parola per la domanda da porre al professore. Poi si prepari Felice Giuffre. Prego. Bene, buonasera professor Valditara, grazie ancora per l'intervento, in particolare per aver menzionato che insomma io di formazione sono un ingegnere chimico, quindi che la chimica è abbastanza trascurata in Italia, soprattutto da un punto di vista di formazione, benché noi abbiamo espresso un premio Nobel per la chimica di sintesi, e comunque questa rivesta un ruolo anche storicamente importante tra Versalis e il distretto del packaging emiliano. E io le volevo chiedere, soprattutto a proposito del trasferimento tecnologico, perché
io sono fresco di università, quindi per quello che più o meno mi ricordo, ad oggi diciamo che questa parte è soprattutto seguita da quelli che sono gli incubatori di impresa o comunque sia queste società che si appoggiano agli Atenei. Mi viene in mente ovviamente c'è un buon incubatore al Politecnico di Torino, dove ho studiato, a Milano, ma anche in scuole di prestigio come può essere la Scuola Sant'Anna. Ecco, quindi la mia domanda è un po' questa, nel senso, vale la pena spendere delle risorse e quindi dell'energia su delle realtà che esistono così, oppure dovrebbe essere un punto programmatico la riorganizzazione totale di questi bracci tra l'università e il mondo dell'impresa e il mondo produttivo? Certo. Ma devono essere in qualche modo collegati in una rete, a mio avviso, ma soprattutto devono essere fortemente potenziati, perché vi faccio un esempio. Il Politecnico di Milano, che pure è probabilmente l'università che più riesce a intercettare finanziamenti privati, nello sviluppo di start-up, di spin-off, riesce a coinvolgere annualmente qualcosa come 30 milioni di euro. Facciamo l'esempio che dicevo prima di Lovagno: in 9 anni 1 miliardo e 400 milioni di euro. È quindi evidente che parlo di coinvolgimento di risorse private. È evidente che deve essere potenziato, fortemente potenziato, con una strategia coordinata, a mio avviso, a livello ministeriale. Giuseppe Giuffre, prego. Felice Giuffre. Felice. Grazie. Intanto saluto il professor Valditara, amico Beppe Valditara. Io faccio un brevissimo intervento, una domanda, prendendo spunto da alcune considerazioni che faceva il professor Girotti poc'anzi. Io faccio una piccola appendice. Si è parlato di piccole università, realtà da accorpare. Mi è venuto in mente che da qualche anno, da un po' di anni, la classe politica, alliscia il pelo ad alcune università che, secondo il nostro modello tradizionale, solo sulla carta possono essere definite tali. Mi riferisco ad alcune università telematiche, ad esempio. Io credo che, volevo sapere a proposito di questo, anche l'opinione del professor Valditara, la politica si deve occupare di questo problema nel momento in cui ci poniamo anche il problema delle risorse da investire come sistema paese nella ricerca, perché molto spesso accade che queste realtà, appunto, a cui la politica alliscia il pelo, succhiano le risorse in termini di docenza, di competenze dalle università pubbliche e private, che tali in realtà possono definirsi, solo a fini speculativi, mentre non investono come sarebbe giusto fare un'università nella ricerca. L'università si fonda sul binomio didattica-ricerca, ce l'hanno insegnato, in un modello in cui vi è ancora oggi il valore legale del titolo di studio, l'ordinamento deve imporre che chi pretende di fare didattica debba anche investire in ricerca. Credo che su questo ci voglia una presa di coscienza della nostra classe politica e della nostra classe dirigente. Mi piacerebbe sapere la tua opinione, Beppe, su questo. Ciao Felice. Dunque, intanto dobbiamo anche sottolineare che i finanziamenti alle università private, e ovviamente le telematiche sono università, nella stragrande maggioranza sono università private, sono molto molto limitati. Credo che sia circa il 10% in media del budget di una università. Più che una politica contraria alle università telematiche, io vedrei la necessità di favorire degli accorpamenti. Ce ne sono troppe, università telematiche ce ne sono tante, non tutte di qualità, e quindi occorre che da questo punto di vista si sappia distinguere.
La ricerca, tu dicevi sostanzialmente condizionare i finanziamenti all'università al fatto che si faccia anche ricerca. O comunque contribuire con l'assunzione di ricercatori, professori, cioè non si può solo succhiare dal sistema ed erogare sì, titoli. Sai, il problema è che dal punto di vista delle, degli indirizzi che vengono sviluppati nelle università telematiche, la gran parte sono indirizzi umanistici e quindi è un tipo di ricerca diversa rispetto a quella tecnologica, scientifica, che si fa, che ne so, in un politecnico, che si fa in una facoltà di chimica o quant'altro. Quindi è evidente che da questo punto di vista, certamente, ma è un problema che già in qualche modo c'è nel nostro ordinamento, perché l'ANVUR fa una valutazione sia della qualità della didattica ma anche della qualità della ricerca. È evidente che un'università può essere anche chiusa laddove la qualità della ricerca o la qualità della didattica siano estremamente insoddisfacenti. Quindi da questo punto di vista la valutazione della qualità della ricerca e della didattica già si fa nel nostro ordinamento. Io vedrei un altro problema, cioè proprio il discorso della concentrazione. Ce ne sono troppe. Alcune non sono di qualità, alcune sono soltanto i diplomifici e quindi favoriamo il fatto che ci siano poche università telematiche ma di buon livello. No, d'accordo. Grazie. Grazie. Allora, due altre domande perché il tempo mai come questa volta è tiranno, per cui ci avviamo anche alla conclusione di questa straordinaria lezione che magari ripeteremo proprio per la ricchezza degli spunti e degli argomenti che sono stati offerti dal professor Valditara, ma anche per la puntualità e direi anche l'importanza delle questioni poste dai partecipanti. Giuseppe Canzone da Roma domanda: che bilancio possiamo trarre della riforma degli ordinamenti universitari che ha introdotto circa 20 anni fa, almeno nella maggior parte dei percorsi di laurea, il sistema del 3+2, quali sono i miglioramenti che ha apportato alla qualità dei laureati, ma anche della didattica? E dulcis in fundo, se ciò è servito a colmare il gap tra il mondo imprenditoriale e l'università? Ma io all'epoca mi schierai e feci una battaglia per consentire di salvaguardare il percorso unitario a giurisprudenza e mi intesto quella battaglia che feci come responsabile dell'Università di Alleanza Nazionale e devo dire che tornassi indietro rifarei esattamente le stesse cose. Questo non vuol dire che le lauree brevi non servano, non siano utili, devo dire non sono particolarmente sfruttati in Italia. Secondo me c'è un altro tema che vede il nostro paese un po' indietro, e cioè quello della formazione superiore professionale, cioè le cosiddette Hochfachschule del sistema germanico, svizzero, austriaco, tedesco e quant'altro, ma non solo germanico, e cioè appunto la formazione professionale superiore, che è uno sbocco importantissimo per un sistema che voglia collegare istruzione superiore e mondo dell'impresa. Il discorso delle lauree professionalizzanti è un discorso che in Italia dovrebbe essere rilanciato e approfondito, e anche su questo noi stavamo lavorando e mi sarei aspettata una maggiore incisività da parte di questo ministero, di questo ministro, che peraltro è persona di valore, che aveva anche collaborato con il Dipartimento all'epoca, in qualità di presidente della conferenza dei rettori. E quindi c'è, a mio avviso, una, come dire, inadeguatezza del sistema delle cosiddette lauree brevi, una carenza per quanto riguarda il sistema delle lauree professionalizzanti. Su questo io mi concentrerei. Sì, grazie professore. Dopo averle
sottolineati i ringraziamenti da parte di Antonino Sciortino, che ho dimenticato di menzionare, che ha fatto poc'anzi una domanda a cui lei ha dato puntuale risposta. Darei la parola, e mi pare che sia l'ultimo degli interventi, per poi passare alle conclusioni, a quella posta da Enrico Argentiero, il quale pone una breve domanda sul recovery e ricerca universitaria. Prego Enrico, se vuoi intervenire. Sì, grazie a tutti. Buonasera, Enrico Argentiero da Varese. Volevo innanzitutto salutare il professor Valditara, con cui ho collaborato ai tempi di Alleanza Nazionale prima e poi di Future Libertà. E quindi un caro saluto e un augurio anche di buon compleanno, se non sbaglio, perché domani è il tuo compleanno. Grazie. La domanda veloce è questa. Il ministro, l'attuale ministro Manfredi, parla di una dotazione da Recovery Fund per l'università e la ricerca dai 9 ai 13 miliardi di euro. Questo è quello che qualche tempo fa, se non sbaglio, ha dichiarato. Se tu avessi ancora appunto l'incarico prestigioso che hai avuto fino a poco tempo fa, su che cosa, proprio per titolo, punteresti fortemente avendo quella dotazione straordinaria di fondi? Grazie. Ma su tante cose, grazie a te Enrico, su tante cose. Beh, innanzitutto noi abbiamo un numero di professori e di ricercatori che ci penalizza nei confronti internazionali. È il discorso rovesciato rispetto alla scuola. Mentre a livello di insegnanti, anche se si è ridotta sempre di più la platea degli insegnanti, dei docenti di scuola rispetto al passato, quando insomma era un po' un'anomalia, no? Soprattutto sino a 10-15 anni fa. Però, mentre noi abbiamo sempre tradizionalmente avuto tantissimi insegnanti di scuola, abbiamo avuto pochi professori e pochi ricercatori. Forse perché la scuola è una grande fucina di voti, porta tanti voti. Il mondo della scuola coinvolge 1.200.000 persone tra insegnanti, tecnici, personale bidelli, personale vario. E quindi è chiaro che spostare il consenso della scuola significa far vincere o far perdere una coalizione elettorale. L'università non è capace di condizionare ovviamente politicamente il destino di un paese. E quindi noi abbiamo necessità di avere tanti posti da ricercatore, tanti posti da professore, tante borse di dottorato per avviare i giovani. Il dottorato è il canale per consentire ai ragazzi di poi proseguire nella carriera universitaria. E poi il discorso dei laboratori, straordinaria importanza proprio perché la ricerca italiana è penalizzata nelle risorse che significa talvolta anche le risorse strumentali, banalmente computer ad alta definizione, banalmente le famose provette. Quindi il discorso di una dotazione ai nostri laboratori è assolutamente importantissima per rendere competitiva la ricerca delle nostre università e dei nostri centri di ricerca, CNR, INFN e quant'altro. Quindi questi sono, a mio avviso, due passaggi fondamentali. C'è anche il tema della edilizia universitaria, su cui peraltro noi abbiamo fatto passi avanti importanti proprio nel 2019. Cito qua, perché è poco conosciuto, il fatto che abbiamo mobilizzato qualcosa come 400 milioni di euro che si possono moltiplicare con gli investimenti delle università bloccati, e sono i famosi risparmi dell'università, risparmi prodotti dalla 240 e che dovrebbero essere liberati. Ecco, anche questo è un tema che a mio avviso andrebbe posto all'attenzione della politica. 8 miliardi e mezzo di euro bloccati dal Ministero dell'Economia, bloccati senza poter essere reinvestiti. Bene, anche l'edilizia universitaria è un altro tema importante, come anche, e qui concludo, il tema delle borse di studio, che quindi è il diritto allo studio, che è un altro tema fondamentale. Su questo l'Italia ha necessità di prendere a modello il mondo anglosassone. Grazie, ma abbiamo sforato tantissimo, quindi mi perdonerà e ci perdonerà il professor Valditara, ma l'occasione è troppo ghiotta per non
dare corso ad un'altra risposta. Quale ruolo spetta alla formazione professionale permanente post-universitaria? Per davvero poi chiudiamo, perché insomma il tempo è stato dedicato sin troppo a questa straordinaria lezione. Prego, professore. Ma il discorso della dell'educazione permanente è un discorso che certamente coinvolge il settore universitario, ma lo coinvolge da molti punti di vista. Lo coinvolge, per esempio, con il discorso dei master, lo coinvolge dal punto di vista anche del rapporto università-impresa, perché ancora una volta la formazione del dipendente spesso e volentieri, sempre più spesso, passa attraverso il rapporto con il mondo dell'università. Ed è anche una grande occasione per finanziare l'università. Quindi non soltanto una osmosi importante, significativa fra mondo dell'impresa e mondo dell'università, ma anche un modo per finanziare l'università. Quindi da questo punto di vista credo che sia a crescere un percorso di questo tipo. Grazie al professor Valditara. Ci avviamo quindi alle conclusioni. Riassumere quanto testé appreso, insomma, diventa molto molto difficile. Io proverò così, per punti e per flash, a sintetizzare ciò che è emerso. Poi naturalmente lascio per le conclusioni ultime al professor Valditara arricchire, modificare e naturalmente esprimere il suo pensiero alla luce di ciò che è emerso da questo confronto interessantissimo. Innanzitutto bisogna capire e scegliere che tipo di paese vogliamo essere e lavorare naturalmente in quella direzione. Creare un ambiente favorevole all'innovazione, quindi alla ricerca, avere la capacità di agire sui territori, che devono darsi una politica in tal senso, basata sui loro punti di forza. Poi aggiungerei una capacità di attrarre investimenti internazionali, magari utilizzando anche il nuovo ciclo di programmazione europea 2021-2027, che potrebbe dare alla ricerca scientifica e all'innovazione importanti risorse che naturalmente devono incrociare ipotesi progettuali strategiche per il paese. Poi direi anche la capacità di adattare il modo di pensare alla grande trasformazione che è in atto. Non occorre, a tal proposito, a mio avviso, se ho capito bene, tanto flessibilità, ma quanto una strategia progettuale. La capacità anche di comprendere fino in fondo che le aziende innovative tendono sempre meno a comprare, se vogliamo, il tempo delle persone, ma sempre più a comprare la loro capacità di realizzare progetti. Occorre, anche sulla scorta dell'ultima risposta data, una formazione che specializzi e che nello stesso tempo apra la mente alla consapevolezza del cambiamento, che è l'ambito più importante nel quale si progettano e si realizzano le soluzioni più concrete, prevede la partecipazione di imprese, università, enti locali, perché no, la pubblica amministrazione. E infine, probabilmente, se ho compreso bene, affrontare il futuro. Per affrontare il futuro occorre saper cambiare, mantenendo però una direzione di fondo. Ci si prepara ibridando i saperi e assorbendo in profondità le materie fondamentali. Io ho riassunto così, probabilmente l'ho fatto in maniera un po' confusa, ma per davvero, insomma, sono stati tantissimi gli spunti che sono emersi in questa straordinaria lezione. Prego il professor Valditara di mettere la parola fine a questa importante iniziativa con le sue conclusioni, che ascolteremo naturalmente con grande attenzione e con profondo piacere. Prego, professore. Michele, hai riassunto perfettamente, consentimi di darti del tu, perché ci siamo conosciuti e abbiamo militato dalla stessa parte per tanti anni. Ma io credo che un paese come il nostro, che ha saputo esprimere nel corso dei secoli il genio,
forse più di qualsiasi altro paese. Siamo quello che ha saputo esprimere l'Italia nel 1500, il Rinascimento. Ma pensiamo anche alle straordinarie doti che dimostrano i nostri ricercatori quando sono messi nelle condizioni di poter esprimere al meglio la loro genialità. Ebbene, un paese come il nostro può, utilizzando la ricerca, riuscire a diventare la punta di diamante di un'Europa che ha tanti problemi, ma che ha saputo tuttavia anche in momenti drammatici come la crisi post-2008, investire nell'istruzione e nella ricerca. Penso alla Germania che in 10 anni ha investito qualcosa come 10 miliardi di euro in ricerca e università. E allora la capacità di avere una strategia, la capacità di avere una visione. Penso per esempio ad un tema come quello dell'intelligenza artificiale. Noi non siamo inferiori alla Francia, anzi, non siamo inferiori ad altri paesi. Mi disse professor Villani, che è un grande matematico e all'epoca era consulente di Macron, voi siete forse superiori a noi, ma non avete una strategia. Avete tanti centri dispersi sul territorio, ognuno va per la sua strada. Noi abbiamo 4 grandi centri. E c'è una politica che li coordina, c'è una strategia. La ricerca e l'università anche come straordinarie vessillifere della politica estera. Organizzammo a Trieste il Ponte verso l'Oriente, un convegno internazionale sulla intelligenza artificiale. Dopo che andammo nelle principali capitali del centro Europa, Vienna, Praga, Lubiana, ma anche andammo persino all'Aia e riuscimmo a coinvolgere tanti paesi attorno a una proposta italiana. Ecco, allora se noi abbiamo chiaro il progetto di paese, il progetto di Italia che vogliamo per l'avvenire, dobbiamo anche riuscire ad avere una grande strategia per l'innovazione e una grande strategia che colleghi l'innovazione con la politica estera del nostro paese, con la capacità di espandere il nostro sistema, di esportare le nostre idee, di esportare la nostra innovazione, la nostra cultura, che poi in definitiva è anche un esportare la nostra identità e saper favorire, come dire, la crescita in altre nazioni sulla base di valori di riferimento condivisi. Quello che, partendo da questo, noi possiamo fare un grande servizio per il nostro paese. Grazie al professor Valditara, lo saluto a nome di tutti i partecipanti, saluto tutti coloro i quali hanno contribuito a questa straordinaria riuscita della lezione e saluto tutti, non senza aver ringraziato anche Ludovica, Sabina, che ci hanno consentito naturalmente di celebrare questa lezione nel corso di formazione di Fare Futuro. Grazie ancora, professor Valditara. Grazie a voi, arrivederci. Sono certo che ci ritroveremo. Grazie per gli spunti, davvero interessanti. Saluto a tutti e grazie. Buona serata. Buona serata. Grazie mille, buona serata. Buona serata a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, professore. Grazie. Buona serata. Arrivederci. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Arrivederci.